Allora, intanto questa storia va avanti dall'agosto del 2014, quando feci il primo comunicato dove rilevavo l'importanza di questo recupero, di questa realtà storica, no? Che ci poteva permettere di avere una possibile ripresa di tutto quello che è il nostro patrimonio storico-culturale. Quindi un simbolo. Da questo è partito tutto, ci sono state poi le proposte fatte anche dagli architetti, c'è stata la grande attenzione di Monsignor sì, Antonini, che ha fatto anche una proposta di recupero considerando la permanenza della casa di queste persone che ancora non vedono ricostruita la propria casa. Loro avevano presentato il progetto da tantissimo, dal 2013 mi sembra, o anche prima, avevano visto accolto il progetto, erano partiti i finanziamenti e sono ancora bloccati. Ancora bloccati, mentre via 20 settembre è stata quasi del tutto ricostruita, ancora bloccati mentre sulle mura storiche è stata data l'autorizzazione a ricostruire in mezzo alle mura un edificio adibito poi al ristorante.